Buonasera, bentrovate ad un nuovo appuntamento di TG Alto Tevere. Partiamo subito dalla cronaca. Nuova tragedia sulla E45. Un uomo di 59 anni è stato travolto e ucciso da un corriere mentre stava soccorrendo un'auto in panne con il suo carro attrezzi. È la 28ª vittima in Umbria dall'inizio dell'anno. Il servizio di Caterina Panfili. Grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla E45 in direzione Cesena, all'altezza dell'uscita di Sant'Egidio. Un uomo di 59 anni, carrozziere, chiamato per soccorrere un'auto in panne, dopo aver caricato l'autovettura, è stato travolto e ucciso da un corriere mentre stava risalendo sul suo carro attrezzi. Inutili i soccorsi del 118. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale ANAS. La Procura di Perugia ha disposto il sequestro di tutti i veicoli coinvolti. Ennio Verducci lascia la moglie e due figli. È la 28ª vittima sulla strada dell'Umbria dall'inizio dell'anno, a soli 2 giorni da altri 2 incidenti mortali avvenuti a Todi e a Bettona. Sotto shock, il conducente dell'autocarro che ha travolto la vittima e che è stato portato all'ospedale di Perugia per tutti gli accertamenti tossicologici previsti di prassi. Andiamo a Cerbara, dove ieri si è tenuto un omaggio a Virginia Berliocchi, scomparsa una settimana fa. Nel servizio di Marco Polchi anche un ricordo di Sofia Addoni, i cui funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa del Gioiello. A pochi giorni di distanza dalla scomparsa di Virginia Berliocchi, la comunità di Cerbara ha voluto omaggiare Virginia con un gesto. Ce lo racconta Don Giuseppe Floridi, che è il parroco di Cerbara. Abbiamo voluto piantare l'albero di olivo che è regalato dai bambini dell'oratorio come simbolo di speranza, di pace. L'olivo è anche un albero duraturo, simbolo di fortezza, può resistere migliaia di anni e quindi abbiamo voluto piantarlo come ricordo per Virginia, di Virginia. Don Giuseppe, c'è anche una targa proprio per rimarcare ancora di più per questo messaggio. Sì, c'è una targa che ricorda proprio Virginia, e la bellezza di quello che ci ha dato nel suo impegno verso gli altri, soprattutto verso i bambini. Nelle ultime ore, in realtà, un altro grave lutto ha colpito l'Alto Tevere. Si è spenta a soli 30 anni Sofia Addoni, che lei aveva conosciuto in quanto musicista. Sofia l'ho conosciuta perché abbiamo suonato insieme proprio con il Tiferno Blues Project, una cantante piena di qualità, di talento, una persona piena di vita, purtroppo ci lascia così amaramente. Allora ecco, una preghiera anche per lei e per la sua famiglia, perché ecco, possa in qualche modo affrontare questo momento con coraggio e forza. A Città di Castello sarà sistemato l'orologio di Palazzo di Podestà nel cuore della città, grazie a un progetto che vede insieme Comune e Associazione Amici del Cuore, guidata da Francesco Grilli. Il servizio di Cristina Crisci. A Città di Castello l'orologio a 2 quadranti del Palazzo del Podestà tornerà a scandire le ore dei tifernati grazie ad un progetto che vede coinvolta l'Associazione Amici del Cuore. In che modo? L'orologio a doppia partizione del tempo di Piazza Matteotti è certamente un grande patrimonio della collettività castellana. Due nostri soci hanno raccolto in qualche modo i malumori della piazza e hanno detto a noi del direttivo se era possibile in qualche modo intervenire ai sensi dell'articolo 4 del nostro statuto, che prevede anche iniziative di carattere culturale e con riflessi sociali. Abbiamo accolto bene l'idea e quindi ci siamo messi in contatto col comune, il quale si è dichiarato soddisfatto di questa nostra proposta e, in perfetta intesa, cercheremo di restituire nel migliore dei modi l'orologio a 2 quadranti alla città. L'iniziativa nostra è quella di organizzare tutta la riparazione, il contatto con la ditta che abbiamo già intrapreso e quindi siamo piuttosto avanti, quindi i tempi non dovrebbero essere lunghissimi. Poi alla fine ci sarà una gradita sorpresa di cui ancora non vogliamo anticipare nulla, una sorpresa che certamente piacerà molto ai nostri concittadini. Torna in servizio per i cittadini e i turisti in centro storico. Da inizio luglio riaprono i bagni pubblici.
Riaprono i bagni pubblici nel centro storico di Città di Castello. Lo ha annunciato il sindaco Luca Secondi, anticipando che dal lunedì 1 luglio torneranno a disposizione di cittadini e turisti i servizi igienici di Palazzo Bufalini. Grazie alla collaborazione con Sogepu, i bagni saranno utilizzabili gratuitamente tutti i giorni. La stessa Sogepu si farà carico di garantire l'apertura e la chiusura dei bagni, ma anche delle operazioni di pulizia. In questo periodo, intanto, il personale del comune sta ultimando l'intervento di manutenzione dei bagni esistenti. I servizi potranno essere raggiunti dagli accessi di Piazza Matteotti e Largo Gildoni e dagli altri ingressi di Palazzo Bufalini. Per motivi di sicurezza, i percorsi di collegamento ai bagni saranno monitorati dall'impianto di videosorveglianza recentemente installato durante i lavori di riqualificazione complessiva dell'edificio. Nei prossimi mesi, poi, arriveranno altri bagni pubblici nella zona della variante del Cassero. La Giunta Comunale, infatti, ha già deliberato l'acquisto dei servizi igienici che saranno automatizzati e installati tra le scale mobili e Piazzale Ferri. Dopo 80 anni ancora vivo a Gubbio il dolore dei 40 civili e innocenti fucilati dai nazisti nel 1944. Per non dimenticarli, presente anche il procuratore generale militare Marco De Paolis, il servizio di Caterina Panfili. L'eccidio dei 40 martiri ogubini, tra cui due donne, uccisi dai soldati tedeschi sul muro davanti al quale c'è oggi il mausoleo, dopo 80 anni resta una ferita aperta che si trasmette alle nuove generazioni. Inaugurato anche un nuovo roseto composto da 40 rose bianche che si chiamano Peace in You, pace in te. Ho piantato 40 rose per i 40 martiri, anzi 39 sono intestate, lo dicevo prima, una non è intestata perché semplicemente è dedicata a tutte le persone che amano i 40 martiri, che sono vicine ai 40 martiri, è un onore ma è anche un onere, è appunto la richiesta di stare sempre qui e di tenere viva questa memoria. Per evitare di ripetere, ha detto il vescovo Luciano Paolucci Bedini, è necessario considerare le vittime come nonni, zii e fratelli di tutti. Il cardinale e arcivescovo di Perugia, Gualtiero Bassetti, ha invece ricordato le vittime di Gaza. Presente il procuratore Marco De Paolis, che ha istituito 17 processi, condannando all'ergastolo 57 criminali tedeschi responsabili delle stragi della Seconda Guerra Mondiale, autore del libro Caccia ai nazisti, con la prefazione di Liliana Segre, presentato anche a Firenze e che tornerà a presentare a Gubbio. Mi è piaciuto vedere questa piccola comunità che si è stretta attorno al ricordo di questi giovani e meno giovani vite che si sono spezzate nel 1944. C'è bisogno di non dimenticare e quindi di conoscere, perché non si può naturalmente dimenticare ciò che non si conosce, quindi bisogna prima conoscere quello che è stato e farlo conoscere a chi non c'era, ai giovani, e quindi in maniera tale che loro possano esercitare la memoria. Sarà un'estate ricca di eventi quella di Pieve Santo Stefano, il cartellone andrà avanti fino a settembre inoltrato. Pieve Santo Stefano si appresta a vivere un'estate di eventi dopo il successo della 20ª edizione della Sagra del Prugnolo di fine maggio e della gara valida per il campionato italiano di velocità in salita per moto dello Spino. Tra gli eventi alcuni meritano una segnalazione particolare, un luglio che vedrà poi ogni mercoledì in piazza il cinema per i più piccoli, lezioni di yoga il sabato e la domenica presso i giardini del Ponte Nuovo, mentre tutti i giovedì di tutta l'estate saranno presenti i giochi gonfiabili per i più piccoli. Il mese di agosto partirà con la festa contadina a Mignano, frazione di Pieve lungo il tracciato dei Cammini di Francesco, che si sta rilanciando con una serie di progetti culturali. Sarà poi il turno del Pieve Village, dal 7 al 14 agosto, e la Sagra del Prugnolo il 14 agosto. Sempre agosto vedrà le semifinali del Palio dei Lumi di calcio in costume che si terranno domenica 25 dalle 15 al Campo dei Lumi, precedute dal corteo storico del venerdì sera 23 agosto in piazza. Come di consueto, la finale si terrà nel pomeriggio dell'8 settembre durante la festa della Madonna dei Lumi. Delizia del condottiero è il nome della torta dedicata a Braccio Fortebraccio, preparata da Anna Polidori. Montone ha la sua torta dedicata a Braccio Fortebraccio. Delizia del condottiero.
È una torta che io ho preparato per partecipare ad un concorso che ho vinto con il punteggio di 99 su 100. È una torta che segna a livello gastronomico il passaggio tra la cucina medievale e quella rinascimentale. E come riferimento mi avevano dato il cuoco Martino, che era il cuoco più famoso dell'epoca, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa. E la particolarità di questa torta è che è fatta con 16 ingredienti ed è una torta senza lievito chimico perché all'epoca non veniva utilizzato. Gli ingredienti per preparare questo manufatto sono l'olio d'oliva, la farina che ho preso dal mulino medievale Renzetti, mulino che lavora i grani ininterrottamente da 900 anni, lo strutto, i pinoli, le nocciole, la cannella, tutti ingredienti che erano basilari per le torte che venivano prodotti nell'epoca. Ho utilizzato lo zafferano che era coltivato già nel territorio perugino a partire dal 1216 e conferisce alla torta un aspetto aureo. L'ho aromatizzata con il rosolio di cannella fatto con i petali di rose, immaginando che braccio forte braccio, essendo gonfaloniere del re di Sicilia, tornando da un viaggio ne avesse portato una bottiglia per il cuoco di corte. È presente anche il limone sia grattato il succo, perché il cuoco Martino era solito bagnare le torte con l'acqua di rose. Io invece ho preparato uno sciroppo per bagnare tutta la superficie della torta. Poi, sempre immedesimando nell'epoca, nella creatività del cuoco, ho realizzato uno scudo, immaginando che questo cuoco lo avesse posato sulla torta con lo stemma del braccio forte braccio per abbellire la delizia preparata in onore del condottiero. A Città di Castello da diversi anni c'è il progetto Dragon Boat in Rosa, che coinvolge il gruppo Le Farfalle, composto da donne operate al seno. Contro il tumore a colpi di pagaia, ormai da 8 anni a Città di Castello si rinnova sulle acque del fiume Tevere un originale progetto, il Dragon Boat, la maxi canoa per le donne operate al seno. Protagoniste le farfalle dell'Associazione Alto Tevere contro il cancro, che ogni venerdì pomeriggio scendono in acqua e si allenano in collaborazione col Canoa Club. Noi donne operate al seno entriamo in barca naturalmente con l'aiuto dei ragazzi del Canoa Club e di Città di Castello e pagaiamo. Questo serve soprattutto per la riabilitazione del braccio linfedema. Noi farfalle siamo tutte donne operate al seno, quindi come sappiamo purtroppo il braccio linfedema può succedere spesso che il braccio si gonfia e la linfa scorre meno. Quindi questa attività sportiva aiuta tantissimo al movimento delle braccia. Oramai sono ben 8 anni che tutti i venerdì pomeriggio scendiamo in acqua, sempre aiutati dai ragazzi del canoa, e ci divertiamo un mondo. Eh sì, il Canoa Club è da anni, da tempo, da quando è stato fondato, che è impegnato nel sociale. E il Dragon Boat è uno di questi progetti a cui ci teniamo tantissimo e nasce all'incirca nel 2016, 8 anni fa, ed è un progetto che coinvolge due temi, soprattutto due temi, il tema dello sport ed il tema della medicina. E con questo è tutto, appuntamento a domani sempre alla stessa ora. Grazie per l'attenzione e buona serata con l'informazione di Teletruria.